Amici miei, bentornati ancora una volta qui sul canale per un nuovo video. E so che nello scorso video, comunque quello di domenica, che se non l'avete visto andatelo a vedere perché è molto figo, vi è piaciuto e sono particolarmente contento, ed è proprio la serie che vado a riproporvi oggi, e quindi i test delle top dei vari store. E in generale oggi parliamo del test, comunque testiamo la top proposta da App Store, quindi da Apple. Ma comunque, cosa vi stavo dicendo? Lo so che nello scorso episodio vi avevo detto che oggi non sarebbe uscito il video, però ho qualche minuto così libero, visto che ancora non ho iniziato il lavoro, ho detto registriamo un video per YouTube. E quindi oggi ci facciamo una bella chiacchierata e testiamo tutti i giochi proposti dall'App Store. Ve l'ho detto già 100 volte, quindi non perdiamoci in troppe chiacchiere e andiamo direttamente al punto. Quindi testiamo subito il primo gioco, ma voi sapete bene cosa fare per supportare questa serie di video. E inoltre, se avete altri giochi da consigliare, fatelo sempre qui sotto nei commenti. Ma partiamo, e il primo gioco da testare, o comunque il primo gioco che ci propone l'App Store in questo caso, è Pick Me Up. Apriamolo e vediamo un attimino di che cosa si tratta. E vi dico che questa è una top un attimino più particolare. Iniziamo già il gioco. Dobbiamo accelerare. Vabbè, dobbiamo prendere questi qua. Ok, quindi funziona a tap. Ah, ok, quindi il gioco è abbastanza semplice. Mamma mia, ragazzi, che mostro. Mostro. Ok, è abbastanza semplice. Funziona a tap prolungati e ho tap singoli per un attimino finire. Ok, finisci. Okay, primo episodio è così. Comunque, non è la top proprio precisa, quindi la top giochi, ma è tipo i giochi del momento, una cosa del genere. Perché la top 10 era praticamente uguale a quella di Google, se non per qualche piccola modifichina che però non mi faceva gridare al miracolo. Quindi, per quanto riguarda la top del mese, diciamo che sono abbastanza alla pari. Però devo dirvi che non era nulla di così particolare, e quindi ho detto vabbè, proviamo questa top qui, quella una qualcosa di un attimino di diverso. E ho fatto incidente, ho preso in pieno. Vabbè, comunque, gioco in questo caso, andiamo subito a descrivere un attimino il tutto, abbastanza semplice mi sembra, mamma, l'ho preso proprio in pieno, la fiancata badabam. Allora, vediamo un attimino, possiamo modificare le macchine sicuramente, abbiamo diverse cose, abbiamo un po' di personalizzazioni, quindi ci sta, quindi anche acquisti in app. Ci potrebbe stare come gioco, devo dire la verità, è abbastanza semplice, nulla di particolare, non mi fa gridare al miracolo, non mi fa dire wow, però comunque, secondo me, ci potreste perdere un bel po' di tempo. Perlomeno a me questa tipologia di giochi, lo sapete bene, piace particolarmente. Poi fatemi sapere sempre qui sotto nei commenti voi che cosa ne pensate. Però secondo me è un gioco abbastanza valido. Quindi andiamo direttamente al secondo e andiamo su Flip Master. Nulla di particolare il precedente, ma comunque ci potrebbe stare, quindi potrei approvare. Flip Master, loading, ok, ha caricato, continua, ok. Schermata iniziale, grafica abbastanza interessante. Vi ripeto che, o comunque vi dico che devo fare? Ah beh, si devono fare le capriole. Ah, che bello. Non ho capito. Release. E ce la facciamo? Ok. Ah, ok, ok, ci può stare. Ok, quindi possiamo. Ma non si spacca la testa quando cade così a sfraciullo. Vabbè, quindi è un gioco abbastanza semplice, nulla di particolarissimo, devo dire. Comunque, stavo dicendo che in ogni caso, se c'è qualcosa disponibile anche per Android, o comunque i titoli sono disponibili anche per Android, io comunque vi lascio i link in descrizione per il download. Why press and release before learning? Ok, we will jump automatically. Ok, after touching it. Ok, ma così mi posso muovere. Ma questo non ho capito, sinceramente. Allora, uno di faccia deve andare. Press to her. Ok. Perfetto, quindi quello era l'aiuto per il tutorial. Quindi adesso dobbiamo cercare tipo di rimanere quanto più tempo così. Hit, morto. Perfetto proprio. Ci potrebbe stare. Vabbè, ho capito un attimino il senso della cosa. Sarà un gioco a record. Ci potrebbe stare. Dobbiamo gestire, riuscire. Morto, proprio mi sono spaccato le gambe. E quindi, ok, ci potrebbe stare come gioco. Però non mi fa proprio dire wow. Daily spin. Vediamo un po' che cosa si sblocca. Anche qui abbiamo diversi upgrade. Possiamo personalizzare il nostro personaggio. E va bene. Così, no? Va bene. Ci può stare come gioco abbastanza interessante. Gioco a record, un pochettino così, abbastanza standard. Però, comunque, lato grafica ci sta. Best Friends. Vediamo un pochettino di che cosa si tratta. Se non sbaglio, questo gioco
l'ho già giocato, o comunque lo conosco. Dovrebbe essere un gioco abbastanza semplice. Non ho visto nulla, nemmeno i commenti, anche in questo caso. Però nel prossimo video vorrei fare una cosa del genere. Comunque, accetto il gioco, facciamo il primo video. Ok, sì, ricordavo bene. Quindi questo è il classico gioco, tipo, come si chiama? Che non ho mai giocato, ve lo dico. Cioè, proprio questi giochi io li gioco abbastanza poco. Però sono interessanti, ovviamente questo qui lo ricordo, se non sbaglio fa parte anche di una top già presente qui sul canale e vi dico che ci sta come gioco, anche se non è particolarmente, diciamo, nei miei gusti, non è che ci ho sempre giocato tantissimo. Allora così, quindi possiamo unire il tutto, vedete che c'è un po' di storia, c'è un po' di qualcosa che noi andremo a saltare, altrimenti questo video non finisce più. Però ci potrebbe stare, e se non sbaglio, anzi non mi sbaglio mai perché me le ricordo queste cose, ogni personaggio, comunque ogni, vedete, insetto, come lo possiamo definire, ha una piccola skills, una piccola abilità, come la possiamo chiamare, che poi andando avanti ci aiuta nei livelli. E sì, dovrebbe essere una cosa del genere, vabbè adesso dobbiamo uccidere il boss. E quindi sì, ci potrebbe stare, ragazzi, lo salto perché è un gioco che già ho analizzato qui sul canale, me lo ricordo, ed è abbastanza standard come titolo, quindi nel caso, se volete scaricarlo perché vi piace la tipologia, trovate sempre tutto in descrizione. Allora, facciamo così, questo sicuramente sarà anche online, ma noi giocheremo offline, facciamo gioca, ed è un gioco che va così a swipe, morto, proprio subito. Quindi l'obiettivo è quello di rimanere qui, è tipo Beyblade, sì, è un Beyblade per... I controlli sono bruttissimi. Trascina per spostare. Se io vado lava. Ah, ma perché lui si muove comunque. Dimmelo. E allora di. E come lo prendo? Se lo prendo così. Lo prendo. No. Ti prendo. Ma quello è enorme. Se lo potrei proprio sbattere. Preso. Ho vinto. Perfetto. Semplice, abbastanza semplice. Il solito gioco così. Di resistenza. È possibile giocare offline perché io ho internet staccato per evitare tutte le pubblicità, perché... Però ragazzi, c'è soltanto quindi questa zona che vi permette di dare il comando. Perché se voi andate leggermente più in alto, vedete che non vi prende. Questa è una cosa che mi fa abbastanza innervosire, è una cosa che non ha abbastanza senso. Però vedete che se io faccio così... Perfetto, ok, non ho fatto niente, sto vincendo. Va bene, lo prendo a questo, no? Ok, me ne manca uno. Ecco qua, perfetto, gioco abbastanza semplice, vi ripeto, e sarà sicuramente possibile giocare anche online, però non voglio testare questa cosa. Questo è verde, cioè orizzontale, questo mi porterà abbastanza problemi nell'editing, ma comunque, impossibile connettersi. Ok, questo è soltanto un gioco online. Allora, attiviamo l'internet e proviamo ad accedere al gioco, facciamo di prova, adesso usciranno tantissimi messaggi, tantissime pubblicità che a noi non interesseranno. Angry Birds poi dovrebbe essere abbastanza, diciamo, interessante proprio in generale, anche lato grafica, non temere, vabbè, qui abbiamo un po' di storia, abbiamo dei piccoli dialoghi e come si gioca. Così, ah, ho capito, quindi dobbiamo cercare di beccare i nemici. Ok, me l'ha toccato, perfetto, abbiamo vinto così, proprio easy. Questi Angry Birds non mi ha fatto leggere. Beh, mi dà campagna, quindi possiamo fare un pochettino la storia. Ok, ci sono quindi diversi livelli, ci sono diversi mondi. Ok, aspetterò vicino questa piramide. Sospetto che cosa. Ok. Ok, perfetto. Quindi è un gioco a livelli molto semplice. Dobbiamo swipeare per attaccare i vari nemici. Per il momento abbiamo soltanto un personaggio. Però vedete che lì vedo già qualcosina. Quindi se io ci clicco là dovrei attaccarli proprio semplicemente così. Perfetto, ok. Ci potrebbe stare come gioco. Mi piace. Anche la grafica molto molto interessante. E un Angry Birds, diciamo, leggermente diverso così nel gameplay. Ci potrebbe stare una top per analizzare un pochettino tutti i titoli del genere, proprio di questa casa, perché ce ne sono diversi e magari potrebbero essere tutti interessanti. Fatemi sapere se questa cosa vi potrebbe piacere. Livello 1 sbloccato, va bene, abbiamo capito più o meno il senso del tutto. Penguin Island, vabbè, facciamo un attimino così, perché sennò succede un macello. Caricamento, va bene, non ci interessa, consenti. Ok, di che cosa si tratta? Fammi capire un po'. Dobbiamo tappare, crea 100. Ok, abbiamo creato un piccolo punto di pesca. Tocca per le monete. Oh, ma ditemi che questo è un clicker games. Questo mi piace. Questo è un clicker, ve lo dico io che è un clicker games. Li riconosco ormai,
Bello, bello, ok, ci sta, lo sapete che a me basta che è un clicker game se mi piace, a prescindere. Ok, quindi è un clicker game molto carino nella grafica, devo dire, mi piace. E il gameplay ovviamente è il classico evoluzione habitat, quindi possiamo evolvere il tutto, perfetto. E possiamo, ok. Quindi ci sta, a me, lo sapete, piacciono queste tipologie di gioco. Da questa parte, vabbè, abbiamo bisogno di un po' di soldi in più per velocizzare. Ok, quindi è un clicker games molto interessante, carino, mi piace, approvo, trovate il link in descrizione. Beh, dovreste conoscerlo, perché se non mi sbaglio in alcuni di voi me l'hanno consigliato. Mi ricordo, il nome mi dice qualcosa. Yo, let's get this party started. Va bene, possiamo iniziare. Quindi, allora, devi abbassarti. Quindi, che cos'è? Quindi... che è sto gioco? Ah, dobbiamo tappare. È un altro clicker games, tipo. Let's upgrade your cash rain. Boh, usiamo tutti, sì. E se vabbè di fuoco. È abbastanza stupido come gioco, ragazzi. Posso dirlo, è un clicker games. Perché è un clicker games, si vede. Si vede che è un clicker games. Ci può stare, però non ci vedo tutto questo senso rispetto agli altri. Gli altri mi attirano leggermente di più. Possiamo aumentare, quindi free. E li spariamo tutti i money. Yeah. Vabbè, non mi piace tanto, non mi piace. Come clicker games preferivo il pinguino. Ah, basta che tappo così. Ah, tap prolungato in questo caso. Ok, ho capito, ok. Vabbè ragazzi, è un clicker game, non sto qui a perdermi in troppe chiacchiere. Interessante come titolo, ma non mi attira più di tanto, ve lo dico. Adesso un altro gioco, in questo caso abbastanza femminile, possiamo dirlo? Io lo direi. Casa mia, progettare sogni. E la peppa. Saltiamo questa parte qui perché non ci interessa, ci fa perdere soltanto tempo. Ok, divano, ce lo creiamo, perfetto. Vogliamo scegliere il colore, 3 divani, ti dico io, possono essere selezionati gratis, addirittura. E noi come lo prendiamo? Lo prendiamo così perché il gioco ci sta, molto più bello, perfetto. Che stile. Andiamo avanti, il divano è perfetto. E pensare che tutto l'abbiamo creato appena iniziato. E vabbè, signora Maria. Sono lieta di piacere, se lo date giù del seppapò. Ok, possiamo iniziare, andiamo avanti. Ok, perfetto, quindi dobbiamo creare un altro gioco del genere. Quindi, ok, questo invece si sposta. L'altro dobbiamo unire, qui dobbiamo spostare. Quindi è un gioco abbastanza semplice e ci può stare se vi piace la tipologia e stop. Però si gioca in verticale. Questi sono giochi secondo me, cioè in orizzontale. Questi sono giochi che secondo me devono essere giocati in verticale. Perché? Perché è più comodo secondo me. Poi fatemi sapere la vostra, ovviamente, perché magari potrebbe essere una mia opinione stupidissima. Quindi dobbiamo riuscire a superare tutti i vari livelli e abbellire le case e soddisfare poi i nostri clienti. Dovrebbe essere questo l'obiettivo del gioco. Tutte le monete guadagnate dai livelli saranno salvate qui. Ok, non ci interessa proprio. Sfida, più livelli, più vicino. Ok, quindi ci potrebbe stare. Ho capito il senso del gioco, quindi ci può stare. Comunque sono giochi abbastanza validi e a questo punto vi direi anche più validi di quelli proposti dal Google Play. Da Google Play, ve lo dico proprio così, proprio diretto. In attesa di connessione, anche qui abbiamo bisogno della connessione. Attiviamo la connessione. Ok, ragazzi, fuggite, andate, che paura. Ok, quindi dobbiamo camminare. Non sto facendo nulla. Non sto facendo niente. Attualmente non mi interessano, quindi cerchiamo di superare il livello. Sembra che il mostro assorba energia che deve superare a pappare. Che okay, upgrade. Ok, migliora. Facciamo un po' pure di qua. Mettiamo un po' anche la salute. Eccolo qua. Spacchiamo, boss, badabam. Abbiamo anche il boss, vabbè, quindi è abbastanza completo come titolo. Chiamami forzi ora, puoi chiamarli, tanto ti spacco comunque. È l'obiettivo del gioco, spaccarti a prescindere. Passo attraverso i cancelli senza neanche distruggerli, proprio spettacolare. Ok, quindi possiamo utilizzare diversi mostri e va bene. Ho capito un pochettino il senso del gioco, non mi attira più di tanto. Sono sincero con voi, io non lo inserirei all'interno di una top. Anche perché graficamente non mi è piaciuto particolarmente. Tolgo un attimino internet, se no ci iniziano ad arrivare delle cose. Gioca la carriera. E il gioco precedente, vi stavo dicendo, non mi attira particolarmente. E... ok, qui che dobbiamo fare? Ok, c'è il freno, c'è il coso, quindi penso che possiamo anche... No, ok. Cerchiamo un attimo di vincere magari.
E la ve che fa contro giù, ma dov'è? Ma dov'è? Ho capito il senso del gioco. Era un gioco abbastanza classico. Quindi abbiamo il nostro motocross. Dobbiamo vincere le varie partite. Ci sono diversi livelli. Non voglio accedere. Ci sono diversi livelli. Abbiamo un po' di ostacoli. Dobbiamo riuscire in generale ad arrivare sempre primi. E sicuramente possiamo anche fare qualche capriola, qualcosa del genere, nel momento in cui abbiamo un po' di corsa in più. Però magari cerchiamo di... Se premo qui, che succede? Ah, metto il turbo. Top. Ci potrebbe stare. Ok, ho vinto. No, questo è il giro 2. Ok, quindi ho capito. Abbiamo un po' anche di abilità. Penso che andando avanti nei livelli possiamo anche comprare delle moto nuove. Capriole pazzesche. Ho proprio perso. Però possiamo di nuovo ricominciare. Ok, capito un attimino il senso del gioco. E quindi, ragazzi, che cosa dire? Direi che per oggi... potrebbe anche bastare, come al solito io vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e ad iscrivervi ancora una volta al canale se ancora non l'avete fatto. Vi ringrazio ovviamente come sempre per il supporto e inoltre vi ricordo che per altri video del genere voi sapete bene cosa fare, basta. E trovate il link di Instagram in descrizione e forse ci vediamo a questo punto direttamente a settembre con un bel po' di novità interessanti. Preparatevi!